E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati negli ultimi episodi del calendario dell'avvento. Ovviamente, come vi ho detto, già sono diversi giorni che vi dico oramai siamo addirittura d'arrivo, così dopo tutti tiriamo il fiato, come si dice, arrivano un po' di feste e io dovrò un po' riorganizzare qua tutto il discorso video, livelli di abbonamento, eccetera, un sacco di cose. Vi chiederò delle cose anche a voi, insomma, sul discorso programmazione, ve l'ho già anticipato. E niente, siamo qua che tentiamo di incastrare spezzoni di sequoia. Volevo caricare proprio le sequoie, cioè volevo provarle, non le ho tagliate io, le ho fatte spawnare ovviamente, e volevo vedere come stanno sui rimorchi, perché fanno presto loro a dirci sono le sequoie. Nelle preview non riuscivo a capire ben come tagliarle, adesso a caricarle, insomma, sì, se ne sta un'altra, ma non è che ci stia lì proprio comodamente, deve star su un po' sollevata, non arriva a impilarsi bene. Ma vabbè, a parte questo, mi viene in mente subito una domanda che ho visto nei commenti, mi viene chiesto se il Season Pass sarà anche per console. Ovviamente ragazzi, tutte le cose ufficiali Giants, tutte, ci sarà stato forse una mod che non mi ricordo perché, ma una mod, neanche un DLC, proprio una mod che forse, ecco, era solo per PC, ma non sono neanche sicuro di questa cosa. Tutte le cose che fanno sono sempre anche ovviamente per console, vendono un sacco e ovviamente non possono non pensare anche a voi, che grossa fetta di giocatori. Ci sono alcuni che ovviamente sono giocatori appassionati di farming e per qualche ragione, per mille svariati motivi e ragioni, hanno deciso di giocare da console. Altri sono più casual gamers, diciamo, che magari è uno dei 100 titoli che hanno lì e quindi non seguono, non sanno mai dietro le quinte delle cose riguardanti farming, perché quelli loro, parlo con voi che però non so quanti ce ne sono qua, specialmente quanti che ascoltano, diciamo, approfonditamente, come dire, non sanno che è una nicchia questo gioco, è un po' una community, è diverso da altri giochi, è come essere in un forum di appassionati di, non so, qualche marchio così a caso, diciamo, Land Rover, tanto per dirne uno, no, ma è questo che va un po' capito. E quindi purtroppo, insomma, c'è un po' sempre di disinformazione sui vari motivi, perché ripeto, viene preso come proprio un gioco della serie ti gioco e basta, e non si sa tutto il dietro le quinte che c'è. Ma vabbè, comunque sì, tutte le cose ufficiali DLC Giant sono tutti anche ovviamente per console. Quindi questa è la risposta. Tornando a noi, poi notizie fresche Giants, l'unica fresca, diciamo, è che nel periodo adesso, così fra pochi giorni, chiudono anche loro. Ci sono ovviamente per le emergenze, tipo se uno acquista un DLC non gli funziona potete scriverli, eccetera, fanno supporto, però mod teoricamente non ne dovrebbero uscire nel periodo invernale, staremo a vedere. Qua volevo vedere il discorso pinza, manovre, non ho ancora impostato nulla, ho preso così tutti i comandi come sono, però ho visto che nella sezione comandi uno potrebbe benissimo impostare tante cose indipendentemente dalle altre originali, quindi hanno avuto, secondo me, una bella idea, però non ho provato effettivamente a vedere se tutto funziona bene. Comunque vabbè, passiamo al giochetto, che sono gli ultimi giorni, cari ragazzi. Direi, io spero che stiate veramente giocando, perché non è una questione solo di giocare basta, è una questione che a fine ci saranno dei vincitori e saranno, come dire, ricompensati, quindi peggio per voi, diciamo, secondo me, se uno non ci gioca, non segue, non fa. Però vabbè, dopo ognuno fa quel che può, sono 20 giorni che ve lo dico, adesso più di così non posso. Quindi i video scelti, il 111 della serie Entra in Team, perché arrivo col Santana con una gabbietta dietro con le galline e il galletto, chicche, mod chicche, che non dico solo Nico vi porta, però sapete che, insomma, nelle serie ho sempre cercato di mostrare cose mai banali, quindi insomma guardate che trovate sempre qualcosa di interessante. L'episodio subito dopo il 112, chicca nella chicca, perché ho voluto presentare alla mia maniera il DLC, quello lì dei tubi, pump and hoses, quello lì esterno al Season Pass, per capirci. E come ho fatto a presentarlo, che non sapevo come fare, sono andato nella serie in Trentin in trasferta, quindi mi sono fiondato in Felsbrun, e così ho anche potuto figuratamente dire
che nella serie in Trentin c'è stato un MLB Track. In realtà non è nell'Erlengrad, non è in Trentin veramente, però è dentro nella serie, insomma, sono riuscito a farlo figurare. Magheggi così da nonno Nixo. Episodio 16 della Mappa Italia, il bel paese, dove finalmente avevo fatto il mio primo acquisto. Ho preso il Fiat 1003 con un bel rimorchio, secondo me, molto Brass de Ferry, però ci sta, ho scelto quei colori lì proprio, sotto rosso, diciamo un telaio rosso un po' scolorito, le sponde azzurrine con le sovrasponde in legno, ci stava. Farming blog, sempre su, cioè sempre, diversi farming blog dopo che era uscita l'Off Bergman, l'ho fatti lì. Vi ho mostrato un Fendt GTA 255 se non sbaglio, più il Sintra che era in copertina. Vi ho mostrato gli scarti del residuo dell'uva, se non erro, insomma c'erano dentro chicche anche nei blog oltre che le mod, anche se la mappa lo permetteva, come dire, io ce le buttavo dentro. E concludo col discorso presentazioni con l'Olmacra 22, che è la mappa che potrebbe benissimo essere sorella gemella di questa. Anche questa, devo dire la verità, è molto bella, peccato che, purtroppo almeno mio gusto personale, è ambientata qua in America, quindi con strade, stradoni grandi. L'Olmacra ovviamente non ha queste strade, però insomma, ripeto, il Macra è eccezionale, ma anche questa si difende per il discorso strade, stradine interne e alberi, che in questi giorni fanno i post in Giants, vi dicono: sapete che ci sono più di 20.000 alberi sulla Silver Run Forest? È venuto anche in mente una cosa, ho detto potrei lanciare una sfida e dire quanto ci metterà il nonno Nixo a tagliarli tutti, però penso che anche per me 20.000 sono un po' tanti, ma vabbè. E nulla, siamo arrivati anche oggi al fine episodio. Il Nico va qua, si sistema sulle sdraiette, sulle sedioline, guarda l'orizzonte aspettando il prossimo video, aspettando voi, già domani ovviamente, e basta. Quindi vi saluto, vi ringrazio, una buona giornata e soprattutto fai bravi. Ciao a tutti ragazzi. Happens.